Benvenuti a tutti. Oggi è lunedì, 26 dicembre 2022. Di seguito l'oroscopo di Paolo Fox. Oroscopo Toro. Umore pesante o forse solo indigestione? Sarà il malumore dovuto al pranzo a casa dei suoceri che ogni anno vi sciroppate giurando che sarà l'ultimo e invece anche stavolta vi tocca. Effetto della luna allo zenith in quadratura, mentre Giove che vi vorrebbe allegri e conviviali, ben disposti verso i manicaretti che vi verranno ammanniti, tentenna già satollo e imbronciato in dodicesima casa. Da verigo orme pur non aprendo bocca trovate da ridire su tutto, la pasta al forno è troppo cotta, il pesce salato, l'arrosto scipito e perfino il panettone, servito con la crema all'arancia ha qualcosa che non va. Questo significa voler trovare il pelo nell'uovo a tutti i costi. Se foste infreddoliti e affamati come la gente in alcuni luoghi del mondo, certamente non stareste a sottilizzare sul minuto più o meno di cottura o la quantità di sale o di spezie aggiunte al piatto. Potete permettervelo perché avete tutto, anche troppo. E una speranza, un clima di fiducia che non vi abbandona, potete sperare ancora. Alcuni problemi in amore si risolveranno come auspicato e ci sarà una nuova fiducia infusa dagli eventi e dalle circostanze. Una schiarita in un rapporto, nella coppia, le ombre si allontanano e si riprende il cammino giusto. Un figlio che dà problemi, che comporta sacrifici, che non si riesce a comprendere. I single avranno una nuova speranza ma ci saranno piccoli ostacoli, anche di natura familiare. Ti troverai a dover risolvere delle questioni poco chiare. Malintesi. Idee che potranno farti guadagnare bene. Evita i posti troppo affollati. Bene la mattinata per i nati di lunedì e sabato tra le 10 e le 19, gli altri dovranno accettare la giornata con tanta pazienza e un pizzico di sopportazione per alcune persone che potranno risultare moleste. Energie basse. Sarai poco loquace. Preferisci stare da solo. Bene l'amore e la vita sociale. Invita gli amici a cena a casa tua o a prendere un caffè. Se state chiedendo un prestito o un finanziamento, fate bene il calcolo di quanto vi costerà e quali condizioni dovrete rispettare, anche se il momento è propizio per richiedere denaro in prestito non è detto che le prime proposte soddisfino le vostre esigenze. Oggi potreste ricevere una telefonata interessante anche se avreste preferito che a telefonarvi fosse un'altra persona, ma tutto può evolvere in bene se saprete cogliere un'occasione a volo. Riceverai dimostrazioni di vero affetto dagli amici. Alta energia, con Marte che ti aiuterà a livello energetico, possibili nuovi incontri e piacevoli compagnie. Non è vero che la più verde è sempre l'erba del vicino. Qualche volta la fortuna bacia anche voi. Oggi è uno di questi giorni. Cambiamenti e novità. Fai attenzione alla reputazione e attento ai pettegolezzi. Creatività. È il momento di dare merito alle tue ambizioni. Rinviate ancora per un po' un acquisto che avevate in mente. Oggi bisogna essere particolarmente attenti al portafoglio e risparmiare vi potrebbe fare sicuramente del bene. Le questioni di lavoro occuperanno proficuamente il vostro tempo, ma potrete anche concedervi una piacevole vacanza. Sicuramente la giornata promette bene, poi sta a voi intavolare conversazioni interessanti. Oggi non dovrete avere paura di scontentare qualcuno se preferirete dedicare del tempo alle cose che vi piacciono di più, come stare con gli amici o con il partner. Sentirete crescere dentro in voi il fascino e la capacità di seduzione, e non vi sarà preda che sfuggirà alle vostre mire. Vi godete la festa in compagnia di amici e conviventi nel calore del nido come a voi più piace. Non abusate dei piaceri gastronomici con Saturno negativo dal segno dell'Acquario. Natale di luna storta e non è solo un modo di dir dato che ve la ritrovate allo zenith in quadratura, mentre il grande Giove, che dovrebbe fungere da scudo protettivo, sonnecchia in dodicesima casa, forse anche lui come voi ha dormito troppo e in combutta con Marte ora vi scatena un'infiammazione alle gengive accompagnata da un bruciorino alla gola e allo stomaco. Evitate le spezie. Amore ed Eros. Inevitabile, succede a ogni festa comandata, mettere alla stessa tavola mammina e suocera è l'autostrada verso il litigio. Film già visto tante volte e comunque ci cascate immancabilmente.
Sarà perché forse non sapete gestire la situazione altrimenti, oppure perché sotto sotto le loro scaramucce vi divertono, iniziano a beccarsi all'antipasto ma, chissà come, finiscono col panettone entrambe troppo prese per continuare a sproloquiare ancora. Anche senza volerlo, sarete caratterizzati da un fascino molto intenso da colpire il cuore di una persona che cercavate da tempo. Attenzione però, questa cosa potrebbe interessare non solo i single. I pianeti della passione vi tengono compagnia in questo Natale. E potete sperimentarla e condividerla, questa passione, con chi vi è accanto da tanto o da poco. Si tratta di Marte in Gemelli, di Venere, del Sole e di Plutone nel vigoroso Capricorno, tutti e cinque promettono notti bollenti. La sintonia con chi amate raggiunge quasi la perfezione. Come al solito dovete solo prestare attenzione alla vostra proverbiale possessività che può giocarvi qualche scherzetto quando meno ve lo aspettate, con Saturno Acquario adesso in posizione ostile. I più favoriti tra voi saranno ora i nati della Taurina prima decade. Lavoro e denaro? Ai fornelli fin dal primo mattino dopo che Babbo Natale vi ha intrattenuti a lungo ieri sera, praticamente il letto è un oggetto che non vedete dall'antivigilia. Tutt'al più vi rifarete domani, ammesso che non siate già in viaggio per la montagna o qualche bella città d'arte come di prammatica. Un grande affare eppure eravate convinti di avere già tutto sotto controllo, invece gli ultimi tocchi in cucina si concretizzano almeno in un paio d'ore di lavoro, poi c'è la tavola da riapparecchiare, ci sono gli ospiti da intrattenere, i regali da distribuire mentre stanchezza e malumore cominciano già a impossessarsi di voi. Attenti a non combinare qualche disgrazia in cucina, controllate la temperatura del forno ed evitate di offrire pietanze fritti proprio oggi. Natale non è carnevale. Non rimandate a domani scelte che potrebbero rivelarsi molto proficue già oggi. Bisogna essere prudenti nel lanciarsi in nuovi progetti onerosi, evitando spese eccessive che possano minare la serenità. Quale serie TV Sky potrebbe catturare la vostra attenzione in questa giornata di festa? Molto probabilmente la curatissima Romulus, giunta alla seconda stagione e in procinto di proiettare la terza. L'epica fondazione di Roma, le lotte, i riti ancestrali con la terra, il vostro elemento, la lupa mitica sono tutti espressi con geniale maestria dal regista Matteo Rovere. Un'altra serie Sky potrebbe essere anche A casa tutti bene. Benessere. Correte ai ripari prima che il malumore si tramuti in malessere, rovinarsi la festa sarebbe un vero peccato. Vero che Giove in dodicesima casa funge da scudo ma quel bruciorino di gola, quel continuo schiarirsi la voce potrebbe essere il prodromo dell'influenza che ha deciso di colpirvi a tradimento proprio durante le feste. Combattetela a suon di vitamina C e lattoferrina, vincerete voi. Finalmente avete buttato alle spalle anche le situazioni negative del passato. In arrivo nuove energie e una nuova voglia di fare. Gettate all'aria vitamine ed integratori. Mangiate frutta. Per lei, pranzone indigesto, come le parole che vi escono veementi di bocca, lo spumante scioglie la lingua e invece dovreste tenervela ben stretta, chiusa in bocca col lucchetto. Per lui, bruciorino di gola, bella forza, dopo una giornata con i piedi nella neve e senza cappello e sciarpa è il minimo che poteva accadervi. Forse avete sbagliato a capire, Natale cade in estate solo nell'emisfero sud, in Argentina per esempio, non in Europa. Colore delle emozioni, grigio perla. Barometro dell'umore, piovoso. Pagellina del giorno. Sentimenti, 9, attività, 5, finanze, 7, benessere, 5. Grazie per aver guardato l'idea. Spero di vederti presto.